We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sto sciogliendo il licoli con una parte di acqua. E qui vedete, ho preparato le farine. Questa è una farina ai 10 cereali, ci sono 10 tipi di cereali. E la taglierò con un po' di farina di tipo 2. Quindi dopo aver sciolto il licoli aggiungo la farina e poi piano piano aggiungo l'acqua un po' per volta. Sto facendo questo pane, oggi è 31 dicembre, verso l'ora di pranzo, in modo che farò lievitare l'impasto e poi la sera, per arrivare fino alla sera, e formare il pane che metterò in frigo, facendo un passaggio in frigo, e la mattina di Capodanno lo tirerò fuori per poterlo avere fresco a pranzo. Bene, ho fatto girare un pochino, avete visto, poi ho aggiunto anche il sale. Ho messo nella ciotola oliata e vado a fare due giri di pieghe dentro la ciotola con intervallo pressappoco di mezz'ora tra l'una e l'altra. L'impasto è granuloso per la presenza naturalmente dei semi reali. Si presenta un pochino granuloso. Bene, questo è il secondo giro di pieghe. Come vedete è diventato già un po' più elastico. Questo impasto ora lo copro con la pellicola, con un coperchio, come volete, e lo lascio lievitare fino a che non cresce di volume. Ci vorranno all'incirca 4-5 ore, calcolate che sta facendo un po' freddino. Ed eccolo pronto. Quindi a questo punto sono arrivata quasi alla sera, diciamo, nel tardo pomeriggio. Questo per poter infornare il pane il giorno dopo, quindi farò un passaggio in frigo. In questo modo mi troverò con il pane appena sfornato all'ora di pranzo il giorno di Capodanno. Bene, ora l'ho versato sul piano di lavoro e procedo con le pieghe. Allargo l'impasto in questo modo e farò le classiche pieghe a 3. Ok, spingo, chiudo bene. Spingo, ma non sempre delicatamente, appoggio le mani e spingo. Poi arrotondo un pochino, lo copro con la ciotola e farò un intervallo di 30 minuti circa tra un giro e l'altro. Naturalmente non poteva mancare il nostro pane con lievito madre sulla tavola, sia della cena che del pranzo. Per il pranzo questo è il modo migliore, quindi fare il passaggio in frigo. Per la cena è più semplice, perché si impasta la mattina, si arriva fino alla sera, è più semplice. Ma per pranzo bisogna per forza fare questo passaggio in frigo per averlo il giorno dopo a pranzo. Vi rinnovo ancora gli auguri naturalmente di buon anno e vi auguro tante belle cose e tanti impasti con le nostre creature, licoli e pasta madre. Ok, questo è l'ultimo giro, faccio passare il tempo poi e vado a formare il filone.
cestino dove ho messo il telo e un po' di semola rimacinata. Ne metto un po' anche sul piano di lavoro, non molta. E formo il filone. Vi sarete accorti che preferisco il filone alla pagnotta, perché c'è meno mollica e noi in famiglia lo preferiamo così. Però vabbè, poi in seguito farò anche un'altra forma. Bene, piego in questo modo, spingo, attacco bene. Ok. Naturalmente voi se procedete diversamente è lo stesso, non necessariamente dovete seguire questa formatura, se avete un altro modo, la stessa cosa. Ho accelerato un pochino qui. Stringo bene e lo allungo. Pennello con un po' d'acqua e ci metto dei semini. Questo è un mix di semi misti per pane. Con l'acqua si attaccano un pochino. Ne metto un po' anche dentro il cestino. Poi lo adagio, lo giro in modo che poi durante la lievitazione si attaccano bene. Ok, lo chiudo. Ecco qua. Lo lascio un pochino, tipo 15 minuti fuori prima di metterlo in frigo. Sigillo con la busta, controllo che non è rotta. Con una buccia bianca e in frigo fino a domani. La mattina dopo, eccolo qua, fuori dal frigo, l'ho lasciato un pochino a temperatura ambiente, il tempo di scaldare il forno, quindi una quarantina di minuti. Poi ho preparato la carta forno. E lo ribalto, ce lo giro sopra. Ne forno ho messo un pentolino per il vapore. Ecco qua, vedete, si sono attaccati bene i semini con la lievitazione. Metto appena pochissima semola. Lo aggiusto un pochino. Ed ho preparato la lametta. Io alla fine ho scoperto che con la lametta il taglio viene meglio. Prima usavo il bisturi, altre cose, però con la lametta ho visto che si apre meglio il taglio, quindi userò sempre la lametta. Farò solo un taglio semplice. Affondo un pochino, poi un po' per traverso. Ecco qua. Il forno è al massimo, quindi a 250. La cottura intorno ai 45 minuti e poi più 10 minuti per lasciare a spiffero e far uscire il vapore. Eccolo qua, come vedete sta crescendo molto bene. Ed eccolo pronto, l'ho messo in piedi per far fuoriuscire il vapore. Ho aspettato che si freddasse e siamo arrivati quasi all'ora di pranzo. Taglio un pezzettino perché voglio tagliarlo poi dopo. Bello, molto bello. Un po' di buconi, però va bene così. Molto croccanti, avete sentito? Ed eccolo qua. Bene, amici, ora vi lascio e finisco di preparare la tavola per il pranzo di Capodanno. Vi
Grazie per la visione, condividete, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!